Ciao a tutti gli amici dell'Istituto di Musica di Montepulciano, io sono Diego Perugini, uno degli insegnanti di chitarra elettrica della scuola. In questa video lezione vi parlerò di un bellissimo brano, però io bisognerebbe che mi sentissi un pochino. In questa video lezione vi parlerò di un bellissimo brano dei Red Hot Chili Peppers che si intitola Under the Bridge. Under the Bridge è contenuto nell'album Blood Sugar Sex Magic del 91, che io ho in vinile. Eccolo qua. Bella anche l'arte del disco. È un doppio vinile. Voglio raccontarvi una storia su questo disco. Lo comprai che avevo 15-16 anni, questo è un disco del 91. Dopo il primo ascolto, abbiate pietà, decisi che non mi piaceva e lo regalai immediatamente ad un mio amico. Dopo qualche anno mi è ricapitato fra le mani e è rimasto sul mio piatto per settimane. Con questo che cosa voglio dire? Non vi fermate mai al primo ascolto di un disco. I dischi che mi piacciono di più oggi sono stati quelli che al primo ascolto, insomma, non mi sono piaciuti molto. Quindi mai fermarsi alla prima impressione, soprattutto se volete fare musica. Questo vale anche per i generi musicali. Ascoltate musica classica, ascoltate jazz, ascoltate rock, blues, pop, tutto farà parte del vostro bagaglio. E createvi questo bagaglio senza pregiudizi. Ok, dopo questo aneddoto parliamo del brano. Under the Bridge è una canzone autobiografica che parla appunto dell'adolescenza del cantante dei Red Hot, turbolenta, passata nella città degli angeli, Los Angeles. Musicalmente possiamo dividere la canzone in quattro grandi parti: l'intro, le strofe, gli incisi e la coda finale. Per l'intro, John Frusciante, il chitarrista del gruppo, si è ispirato ad un brano di David Bowie che si intitola Andy Warhol e che fa così. L'intro del brano dei Red Hot invece è questo. L'ispirazione si sente, ma è ovviamente un'altra cosa. Primo accordo è un re maggiore trasportato direttamente dal do. Do, do, poi lega questo re maggiore al fa diesis tramite questa scala, in cui c'è un sol diesis, no? Quindi do diesis, si, la e sol diesis. Questo sol diesis ci dice che la scala non è quella di re maggiore, ma è una lidia di re, quindi è un quarto grado di la. Fa diesis, non è necessario farlo col barré perché tanto suoniamo le ultime quattro corde. Poi, per ritornare di nuovo a re, una bella pentatonica. Quindi fa diesis, mi, re, si. Mancherebbe solo il la per tutta la pentatonica. Ma qui invece c'è un piccolo slide che va fatto con il mignolo, non semplicissimo, anche perché
devo subito piazzare la posizione del Re maggiore. Giochino con il legato. Poi subito vado a Re e Fa diesis. Lo trasporto, lo tiro avanti fino a Mi. Quindi è un piccolo Re maggiore e un piccolo Mi maggiore. Qui è importante la plettrata, perché devo plettrare solo sul battere, quindi non alzare le dita. E subito Fa diesis, come al solito. Ricomincia. Scala. Fa diesis. Pentatonica, slide, legato, questo piccolo Re e questo Mi, Fa diesis di nuovo. E qui aggiungo per pianare la battuta. Da qui in poi parte la strofa. Adesso vi voglio far sentire il canale sinistro e il canale destro dell'originale dei Red Hot. Questa è la parte sinistra. C'è solo l'arpeggio. La rossa era la parte destra. È difficile da sentire, ma ci sono queste note lunghe che sono sovraregistrate, quindi sono due chitarre, non è una sola chitarra che suona. Avete sentito? In un canale c'è l'arpeggio, quello che vi ho fatto vedere. Nell'altro canale, note lunghe. Passiamo agli accordi delle strofe. Il giro è un classico, primo, 1, 5, 6, 4. Per farvi capire perché parlo di classico, vi farò sentire alcuni brani che usano questa sequenza armonica. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Il fatto che questi accordi siano così usati, potrei farvi altri mille esempi. Non significa che la strofa del brano dei Red Hot sia banale, tutt'altro. Infatti quei geniacci di Frusciante, Flea, Chad Smith, batterista, lavorano sulla ritmica sempre con una originalità estrema. Giocano molto con battere e levare, no? Dal punto di vista chitarristico non possiamo non pensare ad un altro grande della chitarra, Hendrix. Il modo di prendere gli accordi con il pollice sui bassi, i giochini sugli accordi, sono tutte cose che ci riportano alla mente il modo di suonare di Hendrix. Adesso vi suono lentamente la strofa. Gli accordi della strofa sono questi. Mi maggiore, preso con un barré con l'anulare, quindi non c'è bisogno nemmeno qui di fare il barré con l'uno. Il Si maggiore invece preso forma direi Hendrix,
Do diesis minore lo stesso con il basso pollicioso. Sol diesis minore identico. E lo portate fino a là. Fino a qui. Mettendo in più il medio, ovviamente. Questo è proprio, no? Minore, forma maggiore. Passiamo un po' a vedere le note che mette in più. Quindi, qua facciamo un giochino sulla quarta. Poi, questa nota qui che è un Si, le ottave. Me lo porto fino a Do diesis minore e ci faccio questa cosa, che è quasi un arpeggio, no? Quindi, per poi piazzare Sol diesis minore e La maggiore, con il mignolo che è libero di fare tutte le frasi sulla pentatonica maggiore che volete. È una pentatonica maggiore. Solitamente lui fa questa, ma se ascoltate la canzone cambia in continuazione, giustamente. L'ultimo accordo invece è un Mi major 7, cioè con la settima maggiore, con in più una particolarità: dovete mettere benissimo e fare uscire bene le dita e metterle molto perpendicolari, perché deve suonare anche il meccantino, quindi questi sono gli accordi della strofa. Ricordate sempre che la mano destra si deve muovere sui sedicesimi, altrimenti non otterrete mai l'effetto che sentite nel disco. Le ghost note sono fondamentali in ogni brano che abbia un minimo di funk. Adesso passiamo all'inciso della canzone. Quindi, Fa diesis minore, Mi maggiore, Si maggiore, Fa diesis minore. Il tutto dovete praticare la pressione nel momento giusto, quindi. Questo è un punto delicato, quando riparte. Attenzione. Questo modo di suonare mi ricorda tantissimo un altro grande del nostro strumento, cioè Andy Summers, il chitarrista dei Police. Avete presente Message in a Bottle? Oppure Bring on the Night? Se non l'avete presente, andatelo a sentire. Come Andy Summers, Frusciante usa questo tipo di accordi molto minimali. Triadi. Anche in questo caso i sedicesimi sono tutto. La mano destra deve fare tutti i sedicesimi per dare il giusto groove a tutto. L'uso di questo tipo di accordi, le triadi, deve essere per noi chitarristi elettrici all'ordine del giorno. Quando suoni con un bravo bassista non c'è bisogno di pienare con tutto l'accordo. Molte volte essere sintetici è meglio. Perché usare degli accordi con tanti bassi oppure con tante note che si ripetono al suo interno? L'essenziale molte volte è più efficace. Queste parti che vi ho spiegato finora si ripetono per tutto il brano. Strofa, ritornello, strofa, strofa, ritornello, a seconda della struttura. La parte in cui cambiano gli accordi è proprio sulla coda.
dove secondo me Frusciante dà il suo meglio. Gli accordi sono bellissimi e l'utilizzo che fa delle corde a vuoto è geniale. La maggiore, che diventa anche in questo caso La minore, Sol maggiore e Fa. Occhio al basso sempre preso con il pollice, sia qua, là e poi ci costruisco l'accordo. Pollice, costruisco il La maggiore e lascio libere di suonare le prime due corde. Poi, con un semplice cambio di un semitono, diventa l'accordo di La minore. Poi andiamo con la stessa posizione del La maggiore a Sol maggiore. Quindi questo libero. Il pollice prende sempre il basso. E Fa. Questi sono gli accordi. Dopo, ad un certo punto, secondo me li cambia e fa questa cosa qua. La, poi un Do, poi Sol, Fa. Se ascoltate diverse versioni, vedrete che lui fa sempre delle cose diverse. Come fanno i grandi chitarristi. Se ascoltate un concerto delle Zeppelin vi rendete subito conto che Jimmy Page non faceva mai lo stesso assolo, non faceva mai la stessa ritmica, non faceva mai al momento, no? Quindi potete suonarli in diversi modi questi accordi, potete suonarli così, anche senza pollice, no? Quando si usano queste posizioni, di solito si parla di accordi aperti. Vi faccio qualche esempio. Damien Rice. I Pink Floyd. Wonderwall degli Oasis. Ok.
Vedete, c'è sempre questa parte alta dell'accordo che rimane fissa. Questo permette a chi ascolta di percepire il cambio dell'accordo in maniera più soffice. Il cambio dell'accordo è una cosa meno brusca in questo modo. L'orecchio di noi occidentali è sempre portato a sentire quello che succede in alto. L'esempio più pertinente, forse, è ancora una canzone dei Police, Synchronicity, dove Andy Summers suona questa cosa. 1, 2, 3, 4. Ok, detto questo, la coda di Under the Bridge è geniale. Guardate le sigle degli accordi che vengono fuori. Le sigle, quindi primo accordo viene un La con l'aggiunta della nona, che sarebbe proprio la corda a vuoto di Si. Il secondo accordo è un La minore con l'aggiunta della nona, anche qui. Terzo accordo, un Sol sesta, con una particolarità, perché all'interno di questo accordo c'è un doppio Si. Quindi, la sesta è proprio al canto. L'ultimo accordo è quello più strano, perché è un Fa con la settima maggiore e l'undicesima diesis. Chiamo undicesima perché la quinta c'è. Quindi Fa, Do, Fa, La, Si, Mi. Tutto questo è ottenuto con semplici posizioni basilari e corde a vuoto. Come sensazione poi che ti dà il giro è quella che vorresti che non finisse mai. Per quanto riguarda la mano destra, la plettrata qui è più da acustica. Fate vibrare le corde, non stoppate mai gli accordi, lasciate che il suono della chitarra venga tutto fuori. Spero di essere stato chiaro. Ci sono delle cose, delle parti in questa canzone che non sono proprio basilari e richiedono una buona padronanza dello strumento. Per qualsiasi domanda che vorrete farmi, basta lasciare un commento e cercherò di chiarire ogni vostro dubbio. Ciao a tutti i chitarristi, spero di vedervi presto dal vivo.